Buongiorno, tesoro. Buongiorno, amore. Che ne dici di un buon caffè? Ne ho proprio bisogno. Qualcuno mi ha tenuto sveglio stanotte. Mi spiace, ma ho avuto un incubo terribile. E tu non mi sembravi molto preoccupato. No. Sarà perché hai passato la tua prima notte in una casa nuova, tutto qui. Sì, lo so. Ma devi ammettere che questo posto è piuttosto strano. Sì, è diverso. Scommetto che il tizio che l'ha costruito era davvero bizzarro. Ah, ciao, Spes. Come stai? Cosa hai intenzione di fare oggi, tesoro? Non lo so. Ho quasi finito di togliere le cose dalle scatole. Penso che darò un'occhiata in giro. E tu? Hai già visto il bagno al secondo piano? Sì. Mi piace. Penso che lo trasformerò in una camera oscura. La cosa mi terrà impegnato tutta la settimana. È un'ottima idea. Che c'è in quella scatola? Non lo so, non l'ho ancora aperta. Vediamo. Sono le decorazioni natalizie. Guarda questo. Cosa? Aspetta un attimo. Te lo ricordi? Sì. Sì, te l'ho dato ad Halloween. Brutto! Ricordi, era la vigilia di Natale, quando mi hai chiesto di sposarti. Sei sicura che te l'abbia chiesto io? Sì. Certo che mi ricordo. Certo, naturalmente. Ti perdono. Sarà meglio che vada a lavorare. Ho molto da fare. Vorrà dire che terrò questo pupazzetto con me, per ricordare sempre quella notte. Non lavorare troppo. Ci vediamo dopo.
È troppo lontano per andarci a piedi. Meglio prendere la macchina. Che diavolo è stato? Va bene. Un gettone. Voglio provarci. Il male apparirà ancora una volta. Spes, come va, amicetto? Non ti sei ancora abituato alla nuova casa, vero? Che cos'è questo?
Dannazione, è chiusa. Thank you.
Tesoro, stai bene? Tesoro, stai bene? Cosa? Oddio, il letto! Il letto cosa? Mi ha afferrato! Il letto ti ha afferrato? Sì! Ah, vieni qui, calmati, calmati. Aspetta, va tutto bene. Aspetta, ti faccio no, vedere. No, non parlo! Calmati, vedi che va tutto bene? Guarda, lo vedi, è tutto a posto, è tutto a posto. Ah, mio Dio, questa vecchia casa ti ha sconvolto completamente, vero? Ah, tesoro, devo tornare a lavorare. Va tutto bene adesso? Sì. Sicura? Sì. Ok, calmati adesso, eh? Ok. Amore, donna, posso zio. Fare qualcosa? Sì, amore, mi è scivolato il cacciavite. Colpa di quel dannato tubo. Fammi vedere. Ah, sto bene, davvero, sto... sai cosa potremmo usare? Uno stura lavandini. Ne abbiamo uno. Non credo proprio. Dannazione, queste vecchie tubature sono intasate. Posso fare qualcosa? Sì, dammi la chiave inglese. Grazie, tesoro. Non sembra intasato. Ero venuta a vedere cosa stavi facendo. Scusa, tesoro. Sto solo cercando di finire alla svelta. Devo tornare a lavorare.
Mio Dio, cos'è questo? Ehi, c'è una chiave incastrata nella serratura. C'è una chiave incastrata nella serratura. Che cos'è? Che cos'è questo?
Credevo di aver spento il computer. Forse no. Ehi, amico! Bravo, piccolo! Salve, dolcezza, come va? Posso fare qualcosa per lei? Sì, lei è Bob Tompkins. Almeno lo ero, l'ultima volta che mi sono guardato. Mio marito ha comprato una casa da lei. È un vero peccato che lei sia sposata, tesoro. Dunque, si siede. Adoro farlo. Come si chiama suo marito? Stronzo. Che significa? Gordon. Donald Gordon. Gordon. Gibson, Gleason, Gordon. Donald Gordon, eccolo qui. Voi siete quelli che hanno acquistato la tenuta dei Carovash, non è vero? Carnovash. Mi ricordo adesso, suo marito è quel fotografo che scattava foto per delle riviste. Esatto. Mio marito lavora per diverse riviste.
Al momento sta realizzando un progetto per il Newsday. E lei, gentile signora, lei è una scrittrice, vero? Sì, scrivo romanzi. Una scrittrice di romanzi, eh? E che romanzi ha scritto, eh? Ha mai sentito parlare di un libro intitolato Pallida Luna? No, non mi sembra proprio. La cosa non mi sorprende. Dunque, mia cara signora, a meno che non ci sia qualcos'altro, credo che per oggi possiamo concludere. Ho molto da fare. Devo incontrare un altro cliente. Certo, come no. Grazie. C'è ancora una cosa. Sì? Le chiavi. È sicuro di aver dato a mio marito tutte le chiavi della tenuta dei Carnovash? Alcune porte sono chiuse. Gli ho dato ciò che avevo. Ma se non mi crede, può controllare lei. Sì, credo che lo farò. Ah. Tenuta dei Carnovash. E questa cos'è? È una grossa chiave. Mi faccia causa.
Ieri sera ho assistito al fantasmagoria show di Carno, al Teatro Egizio di Londra, e l'ho trovato terribile, spaventoso e incredibile. Le donne del pubblico svenivano per l'agghiacciante realismo della rappresentazione. Gli spettacoli di Carno non sono certo consigliabili a chi è debole di cuore, in quanto mostrano immagini dell'occulto, magia nera, strumenti di tortura, amputazioni. Naturalmente il tutto è accompagnato da una buona dose di urla, di grida e di gemiti, nonché da un'inquietante musica d'organo. Chi ama rabbrividire per la paura non dovrebbe perdersi questo spettacolo. Diavolo! Thank you.
Le premonizioni del male. Per volere del diavolo. Questo tizio aveva strani gusti. L'adorazione degli animali. I segreti della morte. Un tagliacarte. Caro Geremia, ho saputo che durante il tuo viaggio in Egitto lo scorso inverno hai acquistato un libro davvero unico. So per certo che quel volume contiene importanti informazioni sugli antichi rituali di stregoneria e magia. Non vedo l'ora di leggerlo. Come saprai, talvolta mi sento frustrato perché so di non poter realmente controllare il mondo che mi circonda, che la mia cosiddetta magia non è altro che illusione. Il mese prossimo farò uno spettacolo a Parigi. Sarai in città per allora. In questo caso vorrei incontrarti per poter esaminare con te quell'affascinante libro. Se è autentico, sono disposto a pagare qualsiasi somma per averlo. Mi auguro di avere tue notizie al più presto. Saluti, Zoltan.
Questo deve essere l'albero genealogico di Carlo. Adrian, la mia testa! Stai bene, tesoro? È solo un taglietto. Che cosa è successo? Sei sicuro? Fammi dare un'occhiata. Hai un bel bernoccolo. Che stavi facendo? Un incontro di lotta libera con la lampada? Molto divertente. Non so cos'è successo. Improvvisamente quella dannata lampada mi è caduta sulla testa. Avevo appena finito di evitare le viti. Lo so. Sto bene, Adrian. Vado di sopra. Mi lavo e mi metto qualcosa di pulito. Per oggi ho finito. Che mi dici della cena? Cosa vuoi? Non ho molta fame. Potremmo mangiare del tonno o dell'insalata. Qualsiasi cosa. Poi andremo a dormire. Ottima idea. Sono stanca. Ci vediamo di sotto tra 10 minuti? Sì. Fra 10 minuti.